Come reagiranno le persone a questo? Oppure a questo? Ecco cosa non fare assolutamente in pubblico con i propri cani. Andiamo a vedere. Altra cosa da non fare, strumentalizzare i propri cani per fare guadagni. Questo è un perfetto esempio. Adesso voi state un'ora lì, prendete tutti i soldi che potete prendere o qualche croccantino se volete. Noi torniamo a prenderli dopo. Andiamo a fare un po' di shopping. Va bene, mille? Ferme lì, ferme. Raga, io non pensavo, ma stiamo facendo i soldi. Uno è venuto a dare i soldi, io non li voglio. Noi non volevamo, ma stiamo facendo i soldi senza volerlo. Tra l'altro il berrettino con scritto Calvin Klein non è credibile. Ragazzi, sono passati 5 minuti e se non avessimo fermato la gente che dava i soldi saremmo già a 5 euro. Non si spiega perché. Se te lo dico io, chiudiamo il canale e facciamo questo per tutta la vita. Cazzo, ma avrei già superato i miei guadagni attuali. Portafoglio di ferro. Dai, fate la cacchina sul Porsche. Cosa hai fatto, Sirvi, di bello? Cos'è? È pipì. La consistenza è quella della pipì. Noi sacchetti abbiamo trovato un'altra cosa da non fare in giro i propri cani. Per fortuna siamo in un luogo abbastanza masato. Altra cosa da non fare, usare i propri cani per rimorchiare. Vediamo come va. Allora, ho agganciato una busta con un messaggio per quella che vorrei fosse la mia spasimante. Vai da quella ragazza lì. Quanto pare. Grazie. Abbiamo anche il pennarello qui dentro. È perché forse si è richiesta una risposta. Ok, dai, ve lo sento, eh. Il padrone sono io, non è lui. Ah, okay. No, fatica l'ho fatta io. Va bene, dai, giusto perché sei cani belli. Grazie. È questo che serve. Dove lì? Ecco qua. Ti è piaciuto come metodo di approccio? Beh, è molto originale. Originale. Allora, dopo ti scrivo. Attendo il messaggio. Va bene, va bene. Ok. Allora, dopo ti scrivo e sentiamo. Va bene? Va bene. Grazie. Il mio padrone vorrebbe avere il tuo numero e me l'ha scritto. Raga, ho rimorchiato. Dai, stasera ho da fare, andiamo. Però, adesso ne proviamo un'altra. Ok, adesso puoi darmi il tuo numero. Te eri parte del video e non lo sapevi. Vuoi il numero? Sì. Li posso portare a casa? Facciamo cambio? Te ne do uno per il numero, dai. No, andiamo. Quando usciamo le porto. Visto. Allora, è un video, però se tu mi vuoi dare il numero io... No, guarda, ho due figli, un marito... due figli? No, ok. No, non so. Vabbè, io ho tre cani. Non fanno male, eh? Vuoi fare aperitivo con loro? Se vuoi fare aperitivo con loro, io vengo e le porto, però cioè fai te con loro, eh? Non niente di... Mary non ha risposto. Non... No, niente, deve lavorare. Ma aperitivo, ma mica adesso, stasera gli dicevo. Pazienza, storia d'amore finita lì. Mi sono stufato di loro che mi tirano in tre. Ora entro in un negozio che mi compro delle cose e le lascio libere. Quanto tempo ci metteranno a cacciarci? Andiamo. Mary, ti piace? Beh, una cosa importante. Non fate la cacca qua, eh? Non si fa, eh? Già siamo fuori legge abbastanza, ok? Ho deciso. Ci piace? Prendo questa? Lì. A Liz non piace. Cose da non fare, non perché sia pericoloso, ma perché è un po' imbarazzante comportarsi da cane tra i cani. Bimbe? Senti cosa c'è qui? Guarda! Oh, io piscio qua, eh! Adesso... sia una delle cose più imbarazzanti di YouTube Italia. Implica anche correre a quattro zampe!
donate un like a questo povero ragazzo. Io piso qua. Oh, c'è una merda. Lo stavo pestando con le mani. Non è mia, eh. Noi l'abbiamo già lasciata quella. Oh, cos'è buono, eh? Shirley, guarda cosa ti do. L'hai trovato? Qui è buono, eh. Senti? Non mangiare, filo, non mangiare. Questo no. è un bassotto maschio. Aspetta che piscio. Questo è quello che dicono i cani abbaiando. Guarda, padrone, guarda. C'è un fiore. Cosa avete trovato? Ah, te piscia addosso ai cani. Non fanno così. C'è la pipì di merito. Oh, sta cagando. Ah, sì, è cagato. Ah, Manusi. Ho appena mangiato. Quanti like per toccarla con un dito? Quanti like per toccare la cacca con un dito? 5.000 almeno. Che toccare la merda, dai. Mi sembra. Vabbè, la cacca di Liz. No, a parte che è di Shirley. Di Shirley? Non fa niente. Non è la uguale. Mia. Per toccare la mia? Raga, 5.000 like, la raccolgo con le mani invece che col sacchetto e la butto nel bidone. Non fatele. Non mettete like. Non mettete like! Le persone sono persone, i cani sono cani. Non fate mai salire i cani sui divanetti, ovviamente, mentre siete al bar. Dai, su, brava Shirley, dai, vieni Mary, su Mary, brava, vai lì, su dai, non sale. Aspettiamo il nostro caffè, ok? Stai qui, non scendere giù, non compri tu. Ecco cosa non fare mai in un bar con i cani. Gli hai detto che devono attivare la campanella? Gliel'hai detto o no? Ok, sono seduto sul divano e non è già bellissimo, ma la cosa peggiore ancora è che una dorme addirittura. Cioè, in un minuto Shirley si è messa a dormire. Scusa, ti posso chiedere un favore? Mi interessa i cani un attimino che vado a scendere in bagno? Ok, arrivo, eh. Non rubarli, eh. Fermi lì, bimbe. Raga, lì da 5 minuti almeno. 11 minutes later. Abbandonate. L'unico video dove non dovevo rimorchiare, ho rimorchiato. Ragazzi, grazie per averci seguito in questo video che è arrivato fin qui. Non fate come Mary che se n'è andata a metà. Attivate la campanella e mettete like. Ah, non le abbiamo fatte proprio tutte le cose. Per esempio la cacca di prima alla fine l'abbiamo raccolta. Ragazzi, il video divertente, due risate, tutto bene. Però mi raccomando, siate sempre civili. La raccogliete e la lanciate contro un negozio. Viva le cagate!